Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it. In linguaggio calcistico potremmo dire che l'abbiamo ribaltata, così si dice, abbiamo fatto una remontada, eravamo morti, abbiamo subito il primo giorno e avremmo complessivamente subito, se non avessimo fatto questa grande impresa, una sconfitta bruciante, in attesa, in casa, tanto che non ricordo precedenti simili. Insomma, mi ricordo la Finlandia, Reggio Calabria, primi anni 2000, perdemmo, giocavano Sanguinetti, Galimberti e non mi ricordo chi altro. Insomma, una grandissima delusione, dalla quale però poi partì la ricostruzione del nostro tennis. Ero pronto quindi a venire di fronte a voi in una situazione completamente diversa, però non cambia molto, cioè vi dico che se anche avessimo subito questa sconfitta così bruciante, vi avrei detto che sarei stato dalla parte dei ragazzi, sono dalla loro parte, perché abbiamo una generazione di ragazzi esemplari che sono anche ottimi giocatori di grandi prospettive, giovani che tutto il mondo ci invidia. La sconfitta, l'eliminazione dal girone sarebbe stato solamente un incidente di percorso in un cammino di crescita di lungo periodo del tennis italiano. E quindi oggi che invece abbiamo vinto, abbiamo superato il girone, al di là della grande soddisfazione, della grande dimostrazione di orgoglio dei nostri ragazzi, credo che sostanzialmente non cambi nulla, se non per il fatto che da qua a fine anno avremo un'occasione in più, le finali di Davis, per cercare di raggiungere quei grandi risultati che ci aspettiamo e che i nostri giocatori in questi anni hanno incominciato a farci assaporare. Volevo poi, aspettavo il momento buono al termine degli incontri per parlare di Sinner, al quale faccio ancora una volta i complimenti perché in questi giorni è riuscito a non rispondere, a non farsi trascinare nelle polemiche, a far sì che la squadra potesse, seppure tra mille difficoltà, esprimere il meglio a propria disposizione. Sono situazioni, atteggiamenti di grande maturità che confermano quello che ho sempre pensato di lui. Io ero presente a New York quando ha giocato una partita 3-7 e mezzo con i crampi, in una situazione molto difficile, faceva molto caldo, c'era molto umido, anche il suo avversario alla fine era Pezzi. Ho seguito le sue successive dichiarazioni anche alla nostra televisione, ha sostanzialmente detto: sono pronto, vado a Bologna e mi rifarò. Siamo stati informati che il suo staff immediatamente dopo ha impostato con lui una riflessione seria che ci sembra assolutamente ragionevole. Gli ha detto: Houston, abbiamo un problema, se vuoi vincere veramente gli slam, e questo credo che sia un obiettivo suo, nostro, di tutto lo sport italiano, qua i dati ci dicono che abbiamo problemi fisici. A Miami abbiamo battuto Alcaraz, due giorni dopo con Medvedev non ci reggevamo in campo. A Toronto abbiamo vinto il torneo, due giorni dopo a Cincinnati con Lajovic avevamo difficoltà fisiche.
E qua a New York, dopo tre incontri che non sono stati francamente incontri devastanti, perché a parte con Wawrinka che ha vinto al quarto set, gli altri due sono stati due incontri abbastanza agevoli, abbiamo avuto seri problemi fisici. Allora, se l'obiettivo continua a essere, deve essere, quello di vincere gli slam, quello di essere il giorno in cui questo grande mostro che si chiama Djokovic, che fra 3 o 4 anni avrà intorno a 40 anni, giocherà un po' meno, se l'obiettivo è quello di essere in quel momento fra i primissimi giocatori al mondo, dico 3, quei giocatori che un anno ti vincono uno slam, l'altro anno magari ti vincono Roma, e che ogni occasione è buona, come è successo con Federer, Nadal e Djokovic in questi 15 anni, bisogna fermarsi, bisogna non solo fare un programma fisico pluriennale come stiamo facendo, e che dico io che sta dando anche ottimi risultati, ma bisogna intensificarlo. Da qua a fine anno abbiamo il programma dell'ATP, prevede solo 3, massimo 4 settimane a cavallo di Natale, dobbiamo sfruttare queste 3 settimane per intensificare la preparazione fisica e cercare nel più breve tempo possibile di darti le armi che sono necessarie per poter vincere il torneo dello Slam. E quindi ho condiviso sin dal primo momento, seppure con grande sofferenza, l'obiettivo che Sinner e il suo team si sono dati. Dico anche, per terminare, che questo succede oggi perché Sinner ha 22 anni, è numero 4 nella race, rappresenta lui un'occasione che nella storia del tennis italiano non c'è mai stata, perché Panatta non è arrivato numero 4 a 22 anni, credo neanche Nicola. C'è in atto nel tennis mondiale un cambio generazionale importante, credo che si debbano sacrificare obiettivi di medio termine per cercare di vincere la battaglia del medio lungo termine, che è quella che se vinciamo, se vince lui o se vince qualcun altro, o comunque se la vince lui porta su tutti i ragazzi, se vinciamo quella scommessa si cambia la storia del tennis italiano. Sono a disposizione per qualunque domanda. Ah, naturalmente dico, scusate, che arriverà anche per Sinner un momento nel quale bisognerà dare alla federazione, alla nazionale, al nostro paese, non alla federazione, la priorità rispetto ad altre situazioni. Un conto è essere a 22 anni numero 4 del mondo e avere un problema così importante come è stato evidenziato dal punto di vista fisico, e poi ci saranno altre situazioni nelle quali naturalmente i ragionamenti potranno e dovranno essere diversi. Buonasera. Congratulazioni per il passaggio. E io vorrei sapere se quello che è accaduto qua, dove abbiamo, come è stato appena detto, anche rischiato figuraccia, comunque rischiata l'esplosione. Era fatta. La figuraccia era fatta. Cioè abbiamo fatto il secondo giorno, io non mi ricordo 3 miracoli come quelli che abbiamo fatto. Uno 4 match ball, l'altro il doppio, un set e un break avanti. Arnaldi era all'esordio, completamente trasportato dalla serie negativa dell'incontro precedente, era un match perso anche quello, abbiamo ribaltato 3 match, quindi ragioniamo come se avessimo perso, abbiamo perso, ok? Io volevo venire da voi, adesso sono un po' indebolito perché abbiamo vinto, volevo venire da voi dopo aver perso per dire cosa è cambiato rispetto a quello che abbiamo costruito, a quello che siamo diventati e a quello che con questi principi e obiettivi che non cambieremo vogliamo essere in futuro. Non è cambiato niente, può succedere, gli avversari sono stati molto bravi perché col Canada si sono superati, nello sport può succedere, ma non avrebbe cambiato di una virgola, non ha cambiato una virgola.
Ok? Ecco, allora se non ha cambiato una virgola, io chiedo, c'è qualcosa, o qualche errore, una qualche autocritica che saremmo in grado di fare e che dovremmo fare anzi oggi più a cuor leggero proprio perché abbiamo vinto, no? Anche se non è cambiato niente. C'è qualche cosa che abbiamo sbagliato, che è stato sbagliato, non so se nella comunicazione, non so se nei rapporti volanti, cognini o in qualcos'altro. C'è qualcosa che ci ha fatto correre un rischio che non avevamo immaginato e come dovremmo uscirne se una roba del genere si ripresentasse, cioè irripetibile per certi versi, perché nessuno se l'aspettava. Ecco, mi domando che cosa si sarebbe potuto fare perché non ci si trovasse. Se Sonego non mette i servizi della è perso sport, assolutamente, no? Assolutamente. Allora, dunque, premesso che naturalmente il mestiere di evidenziare queste cose è vostro e non mio, no? Io seguo, per carità, certe volte prendo anche delle buone idee, però io non pongo nessun nesso di relazione fra quello che è successo in campo il primo giorno, che stava per succedere nel secondo incontro, rispetto alle problematiche che ci sono state, alle quali tu hai accennato, fra Fabio e Filippo. Problematiche che io ho seguito successivamente, perché ho parlato con Fabio, come sapete, ho avuto una bellissima telefonata con lui, ho parlato naturalmente con Volandri, sono assolutamente degli equivoci che personalmente noi Consiglio Federale nelle prossime settimane, se non giorni, affronteremo con loro per superare questo problema che si è creato, ma che non ha alcun nesso conseguenziale o logico rispetto al risultato del campo. Il risultato del campo è frutto, quello del primo giorno, di una grandissima prestazione dei canadesi, è frutto del fatto che la Coppa Davis è una brutta bestia e quindi è molto più probabile che il numero 200 del mondo batta un grande giocatore come il nostro, che sta molto più avanti in classifica in Coppa Davis piuttosto che in un torneo normale. Può succedere, ripeto, in 20 anni mi sembra sia successo una sola volta in Finlandia, in qualunque buona famiglia può succedere. Secondo me non è assolutamente quello che è successo, frutto di questi episodi ai quali tu fai riferimento, anche perché se no sarebbe successo anche il secondo giorno e magari il terzo giorno, no? Se avessimo avuto una ripercussione forte di tipo di tenuta della squadra, di tenuta del gruppo, di tipo emozionale per queste polemiche, a conferma del fatto che abbiamo dei ragazzi straordinari, non solo come giocatori ma anche come approccio fuori dal campo a tutte le problematiche che li investono. Buonasera, torno sulla faccenda di Sindri per chiarire. Sì. Nel futuro, cioè adesso siamo a Malaga, se Yannick sta bene in tempo per Malaga, però dovesse decidere per qualche motivo, dicendo io voglio preferire una preparazione, una programmazione diversa, quindi non vengo a Malaga, i discorsi sarebbero gli stessi? Ma guardi, io sono sicuro che questo non avvenga. Credo che Sinner abbia detto, e anche lo abbia dimostrato quando è venuto a giocare in Coppa Davis, di avere una grande voglia, un grande orgoglio, una grande passione per difendere i colori del proprio paese, e sono sicuro che a Malaga verrà. Non ho capito. Ma se non venisse, dovesse succedere un altro episodio del genere, lo valuteremo, mi sembra proprio difficile. Potrebbe succedere anche qualche altro episodio analogo agli altri compagni di squadra. Non è assolutamente tra le ipotesi che stiamo prendendo in considerazione. Se poi volete, c'è anche un discorso, diciamo, un pochino più profondo da fare, se non lo strumentalizzate.
Diciamo la storia. Noi, chi vi parla rispetto a questi ragazzi esemplari, rappresenta una federazione, direi l'unica, che negli ultimi 20 anni, quando i giocatori hanno fatto cose sbagliate, di posizioni ne ha preso. Cioè la Coppa Davis e la Fed Cup le abbiamo difese noi, nonostante non fossero manifestazioni nostre ma manifestazioni dell'ITF, in modo molto plateale, senza avere, tanto per dirne una, da parte dell'ITF, manco quando aveva il presidente italiano, manco mezza parola di supporto per le posizioni che prendevamo a difesa della Coppa Davis e della Fed Cup. Dopodiché non è che siamo diventati completamente matti. La regola di Pietrangeli è la mia: se uno rinuncia a giocare la Coppa Davis per andare a giocare un altro torneo, ci confronteremo come ci siamo confrontati nello stesso modo degli ultimi 20 anni con altri giocatori che hanno sbagliato. Dopodiché, con quelle posizioni là, che difendevano un ideale, noi abbiamo ricostruito la federazione, una federazione che era divisa, lacerata da problematiche, sto parlando di 20 anni fa, di ogni tipo, derivanti anche da una situazione sportiva, finanziaria, etica disastrosa, dicono la peggiore dello sport italiano allora. Sto parafrasando il presidente Petrucci, tanto per dirne una, e l'abbiamo riunita incominciando a dare bastonate per tenere fermo l'ideale della nazionale, che significava l'istituzione, significava un ideale comune sul quale ricostruire la nostra federazione. Credo che i dati ci dicano che ci siamo riusciti, e guardate, il dato che ci dice che di più che ci siamo riusciti non sono le classifiche dei giocatori, che comunque vanno molto bene, sono l'atteggiamento, sono la comunicazione, sono l'essere riusciti finalmente ad avere una generazione di ragazzi esemplari. E siccome un grande campione, o meglio lo Stato, investe tanti soldi nello sport perché vuole che i grandi campioni siano degli esempi per le generazioni future, credo che stiamo facendo con questi ragazzi un gran bel lavoro. Ora però, se non vogliamo prenderci in giro, in attesa che questi nostri cari amici dell'ITF provino a sistemare questa Coppa Davis, che qualche problemino lo ha, noi nel frattempo si è creato un orizzonte completamente differente. Ripeto, per noi oggi, mentre anni fa il girone di Coppa Davis sarebbe stata la gara più importante dell'anno, per i motivi che vi ho detto, noi qua abbiamo obiettivi di breve termine, ma soprattutto di medio termine, che rendono il quadro molto più articolato e complesso. E io quindi non ritengo, soprattutto in un girone nel quale comunque anche senza Sinner e Berrettini eravamo la squadra favorita, sia perché giocavamo in casa sia perché avevamo i giocatori con le migliori classifiche, che si debba penalizzare la preparazione e gli obiettivi di un ragazzo per costringerlo a venire a Bologna. Ripeto, perché a qualche cosa bisogna anche rinunciare se si ha un grande obiettivo, e l'obiettivo di avere un italiano fra i primi 2 o 3 giocatori del mondo, che oggi è reale per la prima volta nella storia, perché abbiamo un 22enne che ha già vinto il Master 1000, che è andato in semifinale agli Slam e che è numero 4 della Race, nella storia del tennis italiano non c'è mai stato. Non so se ci sarà, ma è nostro dovere riuscire a rimodulare i nostri principi, i nostri obiettivi, per cercare di far cogliere a lui e, dico, al tennis, allo sport, a tutto il nostro paese, un'occasione assolutamente straordinaria, irripetibile. Posso avere una veloce
Aspetta, ci sono prima i colleghi che non hanno fatto domande, poi... Ah, scusate, i complimenti a Berrettini. Il suo comportamento è un comportamento da leader. I leader fanno così. Ho trovato... Vengono e trascinano. Ho trovato interessante il fatto che tu abbia difeso anche con coraggio l'importanza della Coppa Davis, i valori che porta, e io trovo che questa affermazione sia in parte in controtendenza rispetto a quello che hai detto su Sinner. Cioè su Sinner sostanzialmente lo hai giustificato, quando probabilmente, a mio avviso, le motivazioni che lui ha dato sono poco più che risibili. Basti pensare anche soltanto a quello che è successo 12 mesi fa, in cui ha scelto di venire, pur avendo meno riposo rispetto a quanto ne avrebbe avuto quest'anno. Però io ho trovato comunque giusto il fatto che la Federtennis abbia tenuto questo atteggiamento di, come dire, tolleranza nei confronti della scelta di Sinner. Quindi per cui io mi domando, e secondo me non sarebbe del tutto sbagliato, è ancora in vigore una regola del regolamento di giustizia, l'articolo 19, che prevede una squalifica fino a un anno per chi rinuncia alla Coppa Davis, io mi domando se tu abbia mai pensato ipoteticamente di cancellare o rimodellare questo articolo del regolamento di giustizia. Se mi è concesso, poi volevo cambiare un attimino il discorso, una seconda domanda legata alle elezioni ITF di domenica prossima. Se la FIDP ha già deciso. Noi votiamo contro. Noi votiamo per il tedesco. Abbiamo Giorgio Di Palermo, che è, diciamo, il nostro rappresentante, che sta seguendo da mesi questa vicenda. Mi sembra che ci siano dei grandi problemi, no? Appunto per questo arrivava la domanda: non esatto. Siete pentiti di aver votato a favore 5 anni fa? Votato a favore della riforma della Coppa Davis 5 anni fa? Non credo che abbiamo votato a favore. Insomma, dai. Beh, insomma, dai, allora, qua sì, adesso ci avete anche... Il 16 agosto del 2018 sì. L'Italia ha votato a favore... Allora, innanzitutto stiamo parlando... della riforma della Coppa stiamo Davis. Parlando di due... Allora, il nostro, eccolo là il nostro delegato, quindi se vuoi anche sapere quello che ha votato lui, insomma, mi sembra che adesso stai esagerando, però un conto è la Coppa Davis, altro conto è quello che l'ITF sta facendo, cioè qua non c'è più uno sponsor, addirittura ci hanno liberato la categoria delle macchine perché non riescono ad avere lo sponsor delle macchine, quindi non è tanto un problema della manifestazione, è un problema... di una classe dirigente inadeguata, secondo me, quindi a questa ITF va data una scossa, probabilmente deve succedere come la FIT 30 anni fa, nel senso che deve arrivare a un punto ancora più basso perché ci sia un movimento che ricostruisca tutto da zero. Ma ritornando a Sinner, io non credo che sia come dici tu, io sono assolutamente convinto di quello che dico, della sincerità di Sinner. Ho seguito la cosa perché ero a New York e quindi l'ho seguita prima e addirittura dopo, e credo che sia stato giusto sacrificare il girone eliminatorio della Davis, dove comunque l'Italia partiva favorita, rispetto a obiettivi di medio e lungo periodo che, se vengono raggiunti, di Davis forse, come è successo nelle donne, ne vinciamo 3 o 4. Allora, cerchiamo un attimo di evitare sempre la caccia alle streghe, di provare a porci un obiettivo di medio-lungo periodo, eh? Anche perché, insomma, tutti gli altri, grazie a Dio, bene o male li abbiamo raggiunti, no? Qua ci manca un grande campione, e lui, numeri alla mano, è giusto che ci debba provare fino in fondo, e non sarò io il presidente che gli dirò fermati, non fare questo perché ci serve una tappa intermedia di questo cammino. Ti ripeto, se avessimo perso qua avremmo avuto, giustamente, perché dovete fare il vostro mestiere, qualche settimana, qualche giorno di polemica, ma nella nostra testa, nei nostri programmi, nei nostri obiettivi non sarebbe cambiato manco una virgola. E purtroppo avrei voluto fare veramente, per dirvi queste cose, la conferenza stampa dopo aver perso, perché adesso sono meno credibile, ma vi avrei detto le stesse cose. Può succedere un incidente di percorso, deve succedere, anzi è strano che non ci sia mai successo
a parte la Finlandia in questi 20 anni. Rapidissimo, le volevo chiedere una cosa, ha già accennato prima, però l'importanza... Scusi, della... dopodiché finisco sulla provocazione, perché Bisti era un po' che non si faceva vedere. Allora, votare a favore, votare contro, premesso che mi sembra di ricordare che i nostri voti non fossero neanche necessari o importanti per raggiungere la maggioranza. Il problema della Davis non era quella votazione, se portarla su questo formato oppure no, perché anche l'altro era un formato nel quale portare a giocare i giocatori diventava un problema ciclopico, cioè non è che è stata cambiata la Davis, il formato della Davis perché non ci fosse la necessità. È un problema più complessivo, nel senso che qua ci vuole una soluzione differente. Non è possibile avere un livello istituzionale del tennis mondiale così frammentato, e i programmi, le riforme che l'ATP ha fatto adesso con un presidente come Gaudenzi è quello che serve che si faccia nell'ITF complessivamente, quindi nel governo complessivo del tennis mondiale, in particolare su quello che deve fare l'ITF con la Davis, la Fed e tutto il resto. Quindi le due cose, quella votazione sulla Davis e la votazione adesso sul board dell'ITF, hanno scopi e importanze ben differenti. Rapidissimo, ha già accennato prima sull'importanza della presenza di Berrettini, si parla di questa squadra che deve diventare, cioè è diventata un gruppo, effettivamente penso che i ragazzi abbiano gradito questa presenza, forse... Lei avrebbe avuto piacere ci fosse fin dalla prima giornata, forse. Ma no, io credo che sia anche logico che succedesse così, nel senso che un giocatore non è convocato, al di là del fatto che anche lui si sta allenando e sta recuperando, rispetta un po' la squadra, insomma, arriva, è significativo, è giusto che arrivi nel momento di necessità. Parliamoci chiaro, qua all'inizio della settimana di necessità non è che ne avessimo tante, non sembrava che ne dovessimo avere, giusto? Bisognava arrivare secondi, eravamo più forti sulla carta, per carità di Dio, poi può succedere tutto, ma in 20 anni non era mai successo, o 18. E invece è giusto, il leader arriva soprattutto nel momento di bisogno, il momento di bisogno è stata la seconda giornata e questa terza, quindi chapeau. Velocissimo, chiedo scusa Alessandro, intanto è confermato che rimane a Bologna la Davis anche l'anno prossimo? Dove volete portarla? No, l'ha confermato. Noi l'abbiamo 5 anni. Abbiamo un accordo col presidente Bonaccini, sulla parola, ma per me il presidente Bonaccini la parola vale più di qualunque accordo scritto. Siamo contenti perché, a parte venerdì che aprivano le scuole qua a Bologna, abbiamo sempre riempito il palazzetto, anche senza Sinner e Berrettini. Non vedo perché dobbiamo spostarci, insomma. Velocissimo, uno, Bavassori poteva essere sostituito o no? E due, volete votare, lo fa Di Palermo, sta lavorando su questo, il tedesco anziché David Hager? Sicuro. Sicuro? Perché? Cioè, che cosa promette o che cosa ha il tedesco di diverso? Cioè, per quale motivo la federazione sceglie uno invece di un altro che aveva comunque, pare, votato l'anno scorso o 4 anni fa? E la terza, siamo in Coppa Davis a Malaga, mancano Russia, Stati Uniti e Spagna, l'Italia è la favorita numero 1 o 2 insieme alla Serbia? Ma lo so, questo ditemelo voi, ripeto, per noi è solo un'occasione in più che avevamo praticamente perso per poter fare uno di quei risultati che rimangono negli annali, ma il nostro obiettivo è riuscire nel medio termine, quindi 3-4 anni,
a giocare ogni anno con 5, 6, 7 di questi obiettivi storici, cioè poter giocare ogni anno tutti e quattro gli Slam, gli internazionali d'Italia, le Final e la Coppa Davis per poterle vincere. Oggi non siamo ancora così, ma la strada, il punto sul quale ci dobbiamo programmare è quello, rendendo tutto questo compatibile con una storia che non stiamo assolutamente rinnegando, che si chiamano i principi di Pietrangeli, che compie 90 anni, ma sui quali abbiamo ricostruito la nostra federazione in questi 20 anni. Dobbiamo essere, siamo dirigenti maturi, abbastanza bravi per adattarci a questi nuovi ambiziosi obiettivi che i ragazzi ci hanno posto. Vassori, non lo so, chiedetelo a Volandri, questa cosa non lo so, cioè se poteva essere sostituito, non lo so neanche esattamente quando si sono accorti che non poteva giocare, quindi non lo so tecnicamente. Il tedesco, ma guardate, al di là dei risultati, insomma, mi sembra che l'ITF sia completamente a pezzi. Io ho una particolarità: sono l'unico presidente, sicuramente del tennis, credo anche di tutti gli altri sport, che per cercare di risolvere i problemi interni non ha mai fatto nessuna assemblea europea o nazionale in 23 anni. Che ne ho fatto una sola, una volta a Dubai, e ho scatenato una rivolta perché volevano dare più voti ai tornei dello Slam. Sono stato chiamato da Hagerty un anno e mezzo fa, 2 anni fa, perché voleva parlare col presidente del Padel italiano, Luigi Carraro, nostro consigliere federale, e ho dovuto prendere l'aereo per andare a Londra. Poi ci sono state ulteriori 2 riunioni nelle quali io mi sono fatto garante del fatto che il Padel, che in virtù di un accordo che già aveva con la Federazione Internazionale del Tennis, fosse a totale disposizione della Federazione Internazionale per poter sviluppare programmi di sviluppo sinergici, soprattutto nell'interesse dei circoli, che come vedete in Italia, quando c'è una sola federazione, si riescono a sviluppare il tennis e il padel molto più di quanto succede in altre federazioni dove il padel fa battaglia al tennis. E quindi sono stato garante, ho chiesto a Carraro di prendere determinate posizioni e mi aspettavo naturalmente atti conseguenti da parte del presidente dell'ITF, il quale, senza dirci neanche niente, ha convocato una assemblea mondiale per tentare il colpo della vita e fagocitare il padel all'interno del tennis, quindi andando naturalmente anche a ledere gli interessi di un nostro dirigente, della nostra federazione, del nostro paese. E cosa volete che vi dica? Uno poi ci prova, perde. Nello sport, quando perdi, vai a casa. Ci ha provato anche perché evidentemente non è in grado di sviluppare il suo core business, che è il tennis, quindi ha cercato altre strade, ha perso e vuol continuare a stare là. Ve lo metto per iscritto: se ci riuscirà, tra qualche anno ci troveremo con l'ITF in una situazione ancora più disastrosa. Quindi è un problema di comportamentale. Va bene? Cioè, un dirigente deve avere comportamenti lineari e cristallini, perché deve essere l'esempio per l'intero movimento, e Hagerty non lo è. Si è comportato da, la diciamo o no? Niente, si è comportato maluccio. Il tedesco è una novità, con il nostro Giorgio di Palermo, che ci sta seguendo, mi sembra bene, visto anche quello che il tennis italiano sta producendo a livello internazionale come dirigenti. Guardate Gaudenzi e Calvelli, ma anche guardate Carraro.
stanno presentando una soluzione differente rispetto a quella attuale, e la situazione del tennis mondiale riguardo l'ITF è una di quelle situazioni in cui prima si cambia meglio è, poi magari non è perfetto, si ricambierà, però ci vuole una soluzione di continuità. Velocissimo, il formato da Davis, se dipendesse da lei, rimarrebbe questo? In che maniera? Allora, io sono stato una volta, ho fatto una riunione col comitato della Davis, poi mi hanno subito cacciato, perché la mia tesi, che è coerente anche con quello che abbiamo fatto nella Serie A di tennis, è che se tu veramente vuoi utilizzare questo campionato per premiare la nazione che fa meglio nel tennis, devi fare come mi sembra che avesse detto il vostro collega Rino Tommasi: quattro singolari e un doppio, quattro singolaristi diversi. Allora vince veramente chi lavora in fondo e spingi, come abbiamo fatto noi i giocatori, e l'esempio è Berrettini, spingi le nazioni a cercare di non basarsi solo sul fatto che Federer o Djokovic nascono per caso dalle loro parti, ma ad andare in profondità nel settore tecnico per tirare su non un giocatore che ti può vincere la Davis, ma te ne servono 5, 6, 7, 8. Questa è sempre stata la mia idea, mi hanno cacciato però dopo. Qua è un giocare in casa, giocare con queste formule qua, ha ragione Djokovic, cioè è un problema che va affrontato con i giocatori. È evidente che giocare in casa e fuori è più importante per la manifestazione, per il valore della popolarità della manifestazione, ma fa cazzotti con il calendario della ATP. Grazie. Va bene. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.